capitolo 15 dei Proverbi, capitolo 15 al versetto 10. Ascoltate cosa dice: una dura correzione attende chi lascia la diritta via, chi odia la riprensione morirà. Cari, una dura correzione, possiamo dire in altre parole un severo castigo, attende coloro che abbandonano la retta via, chi odia la parola del Signore morirà. Ci sono persone oggi che odiano la parola del Signore, amano tante cose terrene, amano i piaceri terreni, ma odiano la parola del Signore. Sono uomini malvagi, ribelli, peccatori, pieni di odio, di cattiveria, di tenebre. Invece di amare Dio, odiano il Signore. Eppure il Signore è morto per tutti noi. Alleluia. Perché vivi ribellandoti contro il Signore? Cosa ti ha fatto il Signore? Perché odi la sua parola? Perché odi la sua volontà? Perché sei ribelle nei confronti di colui che ci ha tanto amati, che ha dato la sua vita per noi su quella croce? Cari, noi dobbiamo amare il Signore. Noi dobbiamo amare Dio, amare la sua parola. Oggi purtroppo molti uomini, invece di amare Dio, stanno odiando il Signore. Uomini ribelli, uomini malvagi, persone dal cuore duro, persone che volontariamente fanno il male. Hanno perso il pudore, hanno perso la saggezza, hanno perso la fede. Uomini malvagi, lo dice la Bibbia, cari. La Bibbia dice che negli ultimi tempi gli uomini saranno malvagi, corrotti, ideatori di cose perverse. Invece di amare Dio, ameranno i piaceri terreni. La fine dei tali è la perdizione. Se tu non ti penti in tempo, ti perderai. Se tu non ti converti in tempo, ti perderai. Caro, oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non indurite i vostri cuori davanti alla buona parola di Dio. Alleluia. La parola del Signore è più dolce del miele. La parola del Signore è il ristoro per l'anima. Perché vivi lontano dalla parola? Perché disprezzi la parola di Dio?